Dunque, il libro di Mauro Bonazzi, il bel libro di Mauro Bonazzi, Creature di un sol giorno, è dedicato, come il suo titolo evidentemente indica, al carattere effimero dell'esistenza. Creature di un sol giorno è traduzione che corrisponde al termine greco, del termine greco efemeros, che significa appunto della durata di un giorno, di un solo giorno, da cui l'aggettivo effimero appunto nelle lingue moderne. Dunque il carattere effimero dell'esistenza che rimanda immediatamente al tema del rapporto fra la vita e la morte, appunto perché è la morte, è concepita come termine ineludibile, invalicabile dell'esistenza, che inevitabilmente segna, determina retrospettivamente il carattere effimero della vita. Accanto a questo, naturalmente, se si tratta di porre a tema la relazione fra la vita e la morte e il significato che si può attribuire alla vita, pur di breve durata, in relazione alla sua conclusione, che è la morte, l'altra questione che emerge con molta chiarezza negli sviluppi di questo lavoro è quella che si potrebbe considerare la strategia o l'insieme di strategie che sono state messe in atto nell'ambito del pensiero greco e più in generale della cultura greca classica, appunto per sfuggire a questo carattere effimero. Dunque, strategie, come pure è stato detto, che consentono per un verso di ovviare a questo carattere effimero dell'esistenza, di giungere persino a negare il carattere effimero dell'esistenza, o in qualche misura di riparare a tale carattere. Si parla da questo punto di vista se il termine che designa il carattere effimero dell'esistenza è appunto la morte, che come tale pone fine all'esistenza, evidentemente le strategie per sfuggire alla natura effimera della vita risultano a qualche titolo strategie di immortalizzazione, cioè di oltrepassamento della conclusione della vita che è la morte. Ora, come già Mauro Bonazzi ha fatto in altri suoi lavori negli ultimi anni, come si vede la questione, anche proprio dal punto di vista strutturale, formale, narrativo, direi, di quest'opera, consiste essenzialmente nella posizione di un tema o di un problema classico, cioè che emerge da alcuni autori, opere, momenti della tradizione classica, particolarmente filosofica greca, e l'esame della loro ripresa, della loro eco, potremmo dire, della loro eredità nel corso della tradizione filosofica e non solo, anche letteraria, persino scientifica nel mondo occidentale. Mi preme però sottolineare un tratto che a mio avviso è estremamente positivo e rende questo libro godibile, molto godibile anche da un punto di vista estetico, cioè Bonazzi non si dedica propriamente, almeno non in questo contesto, lo ha fatto in altri ambiti dei suoi studi rispetto ai quali è un ricercatore assolutamente riconosciuto e stimato a livello internazionale, non si limita a tratteggiare, a delineare una storia della fortuna di un determinato autore, tema, opera nel corso della tradizione occidentale, né si muove per una semplice, in qualche modo fantasiosa associazione di idee, ma appunto conduce sempre l'individuazione di un tema, in questo caso il carattere effimero dell'esistenza, prendendo in considerazione la sua filiazione attraverso un insieme di riecheggiamenti che sono per un verso sempre documentati, filologicamente documentati, dunque non semplici associazioni
di idee sempre pertinenti, ma che tendono anche allo stesso tempo a suggerire l'apertura di prospettive nuove. Dunque, neanche in questo senso una pura e semplice storia esegetica. Non si tratta di assumere il tema del rapporto fra la vita e la morte, del carattere effimero della vita, per poi limitarsi ad esaminare nella tradizione posteriore come questo tema sia stato via via svolto. Questo rende il libro di Mauro Bonazzi, lo ripeto, estremamente interessante per un lettore che lo approcci da un punto di vista filosofico, da un punto di vista intellettuale, ma anche estremamente godibile, ricco di spunti da un punto di vista letterario. Si tratta di un libro che intesse, come si dice, una trama molto fitta, molto ricca, piena appunto di implicazioni, suggerimenti, spunti che suggeriscono al lettore riflessioni ulteriori e originali. Dunque, il tema di partenza, mi limiterò a dire poche cose ed eventualmente a suggerire o a sollecitare l'autore rispetto a qualche punto in particolare, il punto di partenza, dicevo, è quello del rapporto fra la vita e la morte. Ma se consideriamo questo tema, inevitabilmente siamo indotti allo stesso tempo a porci il problema del posizionamento rispetto alla morte. Cioè, come concepiamo la morte e come viene concepita la morte nel momento in cui essa rappresenta, appunto, in quanto termine della vita, la sanzione ultima del suo carattere effimero. Qui Bonazzi, nel primo capitolo del suo libro, prende le mosse fondamentalmente, fra le altre cose, da un esame del Simposio di Platone, perché c'è un evidente e immediato parallelismo fra la morte e l'amore, almeno per come Platone tratta la questione. In entrambi i casi, cioè, nel caso della morte, nel caso dell'amore, ci troviamo ad avere a che fare con una mancanza, se vogliamo dire così, e con la conseguente aspirazione a colmare questa mancanza. La morte è un termine che segna la caducità della vita, che marchia la caducità della vita, e dunque indica, esprime la mancanza che suscita un'aspirazione all'immortalità. Così come l'amore, per come Platone appunto ne tratta nel Simposio, si può presentare essenzialmente come un desiderio e una tensione verso un oggetto di desiderio, appunto, verso un oggetto d'amore, nella misura in cui se ne è privi, nella misura in cui se ne avverte la mancanza. E qui Bonazzi scrive pagine molto belle, molto interessanti, proprio sul discorso sul celebre discorso di Aristofane, del quale però non intendo parlare, e poi rispetto alla posizione che Socrate, verosimilmente portavoce di Platone in questo dialogo, elabora, difende e ricostruisce. Ecco, qui emerge un primo punto rispetto al quale vorrei sollecitare Bonazzi, e cioè se la morte come l'amore costituiscono l'espressione di una mancanza e della conseguente aspirazione a colmare tale mancanza, si comprende come Bonazzi possa dire, qui lo cito, è uno dei punti decisivi del dialogo, nel discorso di Aristofane compare una prima illustrazione di una delle scoperte più originali e affascinanti di Platone. La presa d'atto del fatto che noi siamo desiderio, ma un desiderio particolare, che non può essere mai pienamente soddisfatto. Ed ecco il punto che mi interessa di più. Eros, dunque l'amore, è lo spunto per una teoria metafisica dell'uomo in quanto desiderio. Mi pare che già Franco Ferrari abbia toccato questo aspetto, e dunque io lo farò molto rapidamente. Cioè, mi interesserebbe capire quanto questa teoria platonica dell'eros, teoria metafisica dell'uomo in quanto desiderio, davvero implichi per necessità e per definizione una appunto necessaria insoddisfazione di tale desiderio. Cioè quanto, in altre parole, si tratti di una tendenza o di una aspirazione che è per necessità destinata a non essere mai soddisfatta. È chiaro, ci sono, e questo
alcuni dei passi del simposio, appunto, di cui Bonazzi si occupa in queste pagine, possono certamente essere interpretati in questo senso. La filosofia, proprio come eros, il filosofo, proprio come eros, è colui il quale non possiede il sapere, in quanto non lo possiede lo cerca, e dunque c'è una aspirazione al sapere che si esprime attraverso la filosofia. Ma la mia questione, la mia domanda, se vogliamo, ma è un punto di riflessione che mi interessa e mi ha sempre interessato particolarmente, è questo, e cioè quanto dobbiamo prendere sul serio questa affermazione di Platone, che implicherebbe che appunto costitutivamente tale eros nel quale si traduce, con il quale coincide in ultima analisi la filosofia come tale, risulti necessariamente insoddisfatto, cioè più una tendenza o una tensione che non la realizzazione compiuta, che non il compimento di tale tendenza o tensione. In altre parole, lo dirò davvero con una domanda molto brutale, possiamo non riconoscere in Platone, al di là di questa caratterizzazione generale della filosofia, la possibilità di giungere a una risposta vera e propria? Insomma, il filosofo troverà o non troverà i contenuti di cui va in cerca? La filosofia si risolve davvero completamente nella ricerca o implica anche che vi sia, come dire, una scoperta dopo che si è effettuata questa ricerca? Ecco, questo mi sembra un tema cruciale che ci può dare anche una risposta rispetto alla questione generale esaminata nel volume. La mancanza di cui si soffre, che ingenera questa aspirazione ulteriore, la strategia di immortalizzazione che dovrebbe ovviare alla caducità della vita, è solo una strategia che si può mettere in atto e che dunque si può condurre, ma sempre in fieri, mai soddisfatta, mai realizzata, oppure ha un suo termine rispetto al quale si conquista effettivamente l'obiettivo che ci si è prefissato? Un secondo punto sul quale pure vorrei dire qualche parola si trova sempre nel primo capitolo, un poco più avanti, e riguarda un impiego del termine efemeros molto significativo, dice Bonazzi, molto potente, potentissimo, da parte di Pindaro in una sua composizione, l'Ottava Pitica, che è una celebrazione in onore del vincitore dei giochi in onore di Apollo Pizio nel 446 a.C. Qui abbiamo a che fare precisamente con un'estensione, come dire, una piena rappresentazione da parte di Pindaro di ciò che si intende o di ciò che egli intende, di ciò che la cultura greca arcaica intende relativamente alla natura effimera, al carattere effimero della vita. Cito, riprendendo anche in questo caso da Bonazzi, Pindaro, creature d'un sol giorno, epameroi, la versione eolica di efemeros, che cos'è mai qualcuno, tis, che è mai nessuno, utis, sogno di un'ombra è l'uomo, ma quando luce discenda da un Dio, fulgida splende la luce sugli uomini e dolce è la vita. Più che l'ultima parte di questa citazione, che si riferisce alla possibilità di sfuggire alla caducità della vita, ma solo quando scende la fulgida luce degli dèi sugli uomini, la gloria che caratterizza gli uomini, che può caratterizzare gli uomini soltanto come un dono divino in qualche misura. Per il resto, l'uomo è solo sogno di un'ombra, questa moltiplicazione di termini che indicano la assoluta apparenza, inconsistenza di tutto ciò che attiene alla physis umana, alla natura umana. E con l'espressione precedente, perché queste creature di un sol giorno sono talmente effimere per cui essere qualcuno, tis, è come essere nessuno, utis. C'è un gioco di parole sul quale Bonazzi si attarda in modo molto interessante. Si tratta naturalmente dello stesso gioco di parole che ricorre nel celebre inganno di Ulisse ai danni del ciclope Polifemo, ma il punto sembra essere che fondamentalmente, mi permetto di estendere, come dire, il ragionamento che Bonazzi svolge proprio per porgli questa questione, il punto sembra essere
quello che la natura umana è totalmente indifferente all'essere qualcuno o all'essere nessuno, vale a dire ricade interamente nell'ambito di un assoluto non essere, cui si contrappone esclusivamente la sfera del divino, l'unica alla quale invece competa la possibilità della luce, della luminosità, del senso, della gloria, anche nella forma di un dono che gli dèi possono fare agli uomini. Bene, non so se vado troppo al di là nell'interpretazione o nel tentativo di un'interpretazione filosofica di questo gioco di parole di Pindaro. L'uomo e la vita umana non fanno differenza per la loro caducità, appunto, rispetto al fatto di essere qualcuno o nessuno. Ecco, io credo che la riflessione propriamente filosofica, dunque allontanandoci dalla lirica di Pindaro, la riflessione propriamente filosofica tra quinto e quarto secolo, almeno da Parmenide a Platone, si sforza proprio di ragionare su che cosa significhino essere e non essere, quali siano le differenze che vengono stabilite, che si pongono fra l'essere e il non essere, l'essere qualcosa e l'essere nulla, e che uno degli obiettivi, non l'unico naturalmente, di questa indagine sia precisamente quello di recuperare la sfera dell'umano, fatto coincidere in termini generali con la realtà sensibile nel suo complesso, con ciò che è transeunte, che dunque in quanto transeunte è esposto alla generazione e alla corruzione, alla morte, e che in tal senso, in quanto esposto alla morte, è di per sé stesso effimero e caduco. Ebbene, tentare di sfuggire a un puro e semplice declassamento dell'ambito sensibile della vita umana, della sfera dell'umano, alla pura apparenza, alla mera apparenza, dunque al non essere nel quale è totalmente indifferente essere qualcosa o nulla, essere qualcuno o nessuno. Mi pare che uno degli obiettivi che sono particolarmente evidenti nella riflessione di Platone, ma sulla scorta della riflessione di Parmenide sulla questione dell'essere e del non essere, sia proprio questo. Cioè esiste una dimensione intermedia, che è quella propria dell'umano, appunto, che non è certamente l'ambito del divino, il puro e pieno essere dell'eterno, ma che non è neanche la mera assenza, il semplice e totale non essere. Forse su questo, anche su questo, troviamo un elemento che ci può dire qualcosa in più, diciamo, rispetto all'espressione magnifica, espressione poetica di Pindaro, su questo aspetto. Insomma, l'effimero e il caduco della vita umana ricollocata nella più generale considerazione di un mondo, quello del cosmos sensibile nel quale tutti i viventi si trovano, che certamente è distinto e inferiore al divino, ma non per questo finisce per coincidere con il puro nulla. Come dicevo, naturalmente non è sufficiente porre la questione della vita e della morte, diciamo così, perché poi nell'ambito del pensiero greco, nell'ambito della tradizione classica, arcaica e classica, vengono messe in atto delle strategie di immortalizzazione. Ebbene, queste strategie di immortalizzazione sono ben note e Bonazzi le pone magnificamente in luce in relazione, per esempio, all'epos omerico. E la prima di queste strategie ha a che fare con la timè o con il kleos, l'onore e la gloria, no? Associati al mondo e all'ambito dei grandi guerrieri, dei grandi eroi. Per i grandi eroi e i grandi guerrieri si può sfuggire alla caducità, all'effimero della vita umana attraverso la conquista di grandi onori in battaglia, di una gloria eterna, che naturalmente ha anche delle implicazioni materiali. Si combatte e si vince il nemico per avere un bottino, per ottenere delle prede, ma più che questo, anche al di là di questo, vi è poi la conquista di una fama immortale. Qui mi permetterei di suggerire
come spunto di riflessione, una, se posso dire così, un'integrazione al percorso compiuto da Bonazzi, facendo riferimento ad alcuni tre frammenti soltanto di Eraclito, fra quelli che ci sono pervenuti di Eraclito, che mi sembrano particolarmente puntuali, particolarmente efficaci da questo punto di vista. Il primo, li leggerò molto rapidamente, è il frammento 29 di Il Scranz, che recita: un'unica cosa scelgono i migliori, gli aristoi, in cambio di tutte le altre, gloria eterna, appunto kleos aenaon, invece delle cose mortali, mentre i più si riempiono lo stomaco come le bestie. E ancora il frammento 25 di Il Scranz, secondo cui a morti più gloriose toccano sorti più illustri. E l'ultimo, il 24 di Il Scranz, i caduti in battaglia li onorano dei e uomini. Mi sembra che in una prospettiva filosofica come quella eraclitea, nella quale non molto si concede alla possibilità di una reale immortalità individuale o non dell'anima degli uomini, almeno sulla base di alcune interpretazioni, questa sia la strategia di immortalizzazione individuata come vincente. I migliori sono coloro i quali, avendo compreso e appreso l'ordine di tutte le cose, l'ordine del cosmo, accedono a un punto di vista superiore e dunque accedono a una comprensione della propria collocazione nel tutto che è superiore rispetto a quella ordinaria di chi si abbandona semplicemente alle pulsioni più basse, riempirsi lo stomaco come le bestie o cedere alle lusinghe delle passioni e dei desideri inferiori e così via. Perché la gloria immortale che si conquista in questo modo resta in una certa misura come un marchio, come un segno, come una fama che oltrepassa la vita individuale. Allora, mi sembra che in questi casi, e forse la cosa interessante va sottolineata in un contesto come il nostro, moderno, nel quale siamo inevitabilmente culturalmente segnati da categorie e modi di pensare che provengono, come dire, dalle grandi religioni monoteiste e che quindi hanno a che fare con un'aspettativa di immortalità individuale. Ecco, nel contesto classico e arcaico di cui Eraclito ci dà una netta, evidente testimonianza, l'immortalità è anche un'immortalità impersonale, cioè che non implica necessariamente, come dire, la prosecuzione personale, perché ciò che si è fatto, le scelte che si sono compiute, la gloria che si è ottenuta, finisce per rappresentare un paradigma generale che, almeno in una certa misura, consente di oltrepassare il destino del tutto individuale dell'esistenza particolare, dell'esistenza dei singoli individui. In altre parole, è quello che si trova in una certa misura riecheggiato nell'ateo Foscolo, quando nei sepolcri, parlando di Ettore, dice: e tu onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo e lagrimato il sangue per la patria versato e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Dunque un destino mortale che si è concluso, ma la cui fama, la cui nomea, la cui immortalità dura per sempre, finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Buongiorno a tutti. Dunque, tra i numerosi meriti di questo libro di Mauro Bonazzi, uno spicca in maniera particolare, e cioè la capacità innata che ha l'autore di coniugare un'erudizione e una conoscenza ammirevole dei testi, in particolare dei testi antichi, con doti di narratore davvero notevoli. L'esito del connubio di queste capacità si percepisce nella lettura di questo libro, il quale riesce a far interagire
i testi antichi con problemi e motivi sentiti anche e percepiti dalla sensibilità, diciamo, filosofica e non solo filosofica, contemporanea. Il tema del libro di Bonazzi, Creature di un sol giorno, i greci e il mistero dell'esistenza, è sostanzialmente il tema della morte, cioè del rapporto che la riflessione filosofica, ma in realtà non solo filosofica, antica, ha con il tema della morte. Il titolo Creature di un sol giorno come dire, mette in luce il carattere effimero dell'esistenza, no? Lo stesso termine effimero indica proprio l'essere di un sol giorno, efemeros, no? L'essere di un sol giorno. E gli antichi hanno sempre percepito questa instabilità, questa brevità della vita umana. Il grande naturalista Plinio parla della mortalitas degli uomini come una mortalitas avida nunquam desinere, cioè di una mortalità che è desiderosa, come dire, di non cessare mai. E Bonazzi affronta con straordinaria competenza questa costellazione teorica utilizzando due testi di riferimento, principalmente due testi di riferimento. In realtà Bonazzi esamina con attenzione passi dall'Iliade, passi dalla tragedia e poi lavora su Epicuro e via dicendo, però indubbiamente i due testi filosofici di riferimento intorno ai quali egli costruisce la sua narrazione, per così dire, sono il Simposio di Platone e l'Etica Nicomachea di Aristotele. Ed entrambi sono letti come un tentativo di individuare da una parte la natura dell'uomo, il rapporto dell'uomo con la morte, e le modalità che la filosofia ha architettato, per così dire, per superare la condizione mortale che è costitutiva dell'essere umano. E quindi entrano in gioco una serie di temi che sono in un certo senso collaterali, ma che definiscono, per così dire, il progetto del pensiero antico a questo proposito. Ad esempio, un ruolo significativo è giocato dalla figura teorica di Eros, cioè dell'amore, del desiderio, come desiderio vedremo proprio di immortalità, di immortalizzarsi. Dall'altro, anche un ruolo significativo è giocato dalla nozione di eudaimonia, cioè quella condizione di benessere, di solito si traduce con felicità, ma il termine felicità probabilmente non rende il carattere, per così dire, oggettivo che il sostantivo greco possiede. L'eudaimonia è la piena realizzazione di sé, al di là delle inclinazioni soggettive ed individuali che il termine italiano felicità in qualche modo comporta. Come dunque il pensiero filosofico ha costruito questo percorso di uscita dalla condizione mortale nel quale l'uomo si trova? Esistono differenti modalità, in qualche modo il discorso di Diotima, che si trova al centro del simposio, espone tre forme di immortalizzazione e quindi di eternalizzazione dell'uomo, che in un certo senso percorrono l'intera vicenda culturale del pensiero greco. La prima forma, tra l'altro, proprio nel simposio abbiamo
espressione di etima che, dalla quale si ricava, come dire, il senso profondo del progetto qui in atto. Scrive Platone attraverso Diotima che la natura mortale cerca per quanto possibile di essere sempre e dunque di essere athanatos, cioè immortale. Ed è questa una grande battaglia che l'uomo ingaggia con la morte. Ebbene, nel simposio Diotima mette in evidenza tre modalità di immortalizzazione. La prima è quella comune a tutti gli esseri viventi, animali compresi, cioè una modalità che l'uomo condivide con gli animali, ed è la riproduzione sessuale, che attraverso la quale si ottiene una forma di immortalizzazione della specie. L'individuo che non è in grado di immortalizzare se stesso, cioè non è in grado di garantire a se stesso una continuità temporale, ottiene una forma di immortalizzazione, cioè di eternalizzazione, attraverso la immortalizzazione della specie. Quindi eros come desiderio del corpo, desiderio di generare, è uno strumento attraverso cui si perviene alla immortalizzazione della specie. Esiste poi, secondo Diotima, una forma, per così dire, superiore di immortalizzazione ottenuta attraverso Eros, ed è la immortalizzazione conseguita attraverso il kleos, cioè la fama, e quindi quel tipo di immortalizzazione che viene generata dai prodotti dell'intelligenza, cioè dai prodotti dell'anima, e quindi l'immortalizzazione dell'uomo politico, dell'autore di costituzioni, dell'artista e via dicendo. Questa è un'immortalizzazione che ha radici in qualche modo anche omeriche, ed è anche l'immortalizzazione ottenuta attraverso la timè, cioè l'onore, l'onore dell'eroe, per così dire. Ebbene, al di sopra di questa forma di immortalizzazione abbiamo, secondo Diotima, Diotima addirittura la presenta come un discorso al quale il suo interlocutore, cioè Socrate, potrebbe che Socrate potrebbe non essere in grado di seguire pienamente, e Diotima ricorre ad un linguaggio iniziatico misterico per descrivere questa terza forma di immortalizzazione, che è quella di tipo filosofico, la quale consiste nella conoscenza di un ordine ontologico superiore, cioè l'ordine ontologico rappresentato per Platone, come è noto, dalle idee. Cioè è una forma di immortalizzazione attraverso la conoscenza. L'uomo, dice Diotima, si fa iniziare agli autentici misteri erotici, ta erotica, perviene alla conoscenza delle idee, cioè in particolare dell'idea del bello, e in questo senso diventa teofiles, cioè caro al Dio, quindi assume una condizione simile a quella del Dio, e athanatos, cioè autenticamente immortale. È dunque una immortalizzazione, per così dire, laica, che non richiede la sopravvivenza dell'anima individuale, ma appunto la piena valorizzazione della componente razionale presente nell'anima dell'uomo. Ebbene, come dimostra in maniera molto felice Mauro Bonazzi nel suo libro, un'analoga forma di immortalizzazione viene descritta da Aristotele nel decimo libro dell'Etica Nicomachea, laddove Aristotele giunge a compimento di un percorso estremamente complesso finalizzato ad individuare
la eudaimonia, cioè appunto la piena realizzazione dell'essere umano. E la piena realizzazione dell'essere umano consiste nell'attività dell'intelletto, nella energeia tunu. Ritroviamo in Aristotele molti elementi in qualche modo implicati nel discorso di Diotima e poi in qualche misura, proverò a dire qualcosa più avanti, nel Timeo. Vale la pena però citare il passo di Aristotele in cui appunto nel decimo libro, nel settimo capitolo del decimo libro della Nicomachea, Aristotele descrive la forma più alta di attività dell'uomo, e cioè la realizzazione di questa forma di attività consente all'uomo di accedere a una condizione di piena eudaimonia, di piena realizzazione di sé. Dice dunque Aristotele: l'attività dell'intelletto, energeia tunu, che è teoretica, cioè contemplativa, spicca per eccellenza e non persegue alcun fine al di fuori di se stessa, possiede un suo proprio piacere completo ed è dotata di autosufficienza, autarches, della libertà dai fastidi, scolastikon, e della capacità di non stancare mai. Quindi l'autarchia, l'autosufficienza è un elemento fondamentale, perché tutte le altre forme di realizzazione del sé, attraverso la ricchezza, attraverso gli onori e il riconoscimento politico, richiedono qualcosa di esterno, per così dire. Del resto, l'ottenimento non si può ottenere l'onore, l'atimè, se non si trova qualcuno disposto a concedere l'onore. Ebbene, l'attività teoretica, cioè l'attività conoscitiva, viceversa, non ha bisogno, è autosufficiente perché non ha bisogno di fattori esterni, è libera da fattori esterni ed è il tipo di attività che realizza pienamente la scolè. Cioè la vera libertà e autonomia da ogni forma di bisogno. Prosegue Aristotele con un'affermazione molto celebre, molto enfatica, perfino eccentrica rispetto al consueto modo di procedere aristotelico, dominato da una razionalità fredda, per così dire. Qui Aristotele prende le distanze da questo suo normale atteggiamento e arriva a sostenere che l'attività secondo l'intelletto, realizzando pienamente l'autonomia dell'uomo. E dunque, dice Aristotele, non bisogna, in quanto esseri umani, limitarsi a pensare cose umane, né, in quanto mortali, limitarsi a pensare cose mortali, come si consiglia, ma per quanto è possibile ci si deve immortalizzare e fare di tutto per vivere secondo la parte migliore che è in noi, cioè secondo l'intelletto. Ora qui il verbo athanatizein, su cui Mauro Bonazzi concentra alcune delle pagine più belle e suggestive del suo libro, indica il processo di immortalizzazione. È particolarmente interessante perché Aristotele prende le distanze dalla consueta attitudine della morale greca, un'attitudine attenta ai limiti stessi della natura umana, che tende a consigliare di non varcare questi limiti, diciamo, no? Aristotele invece ingiunge all'uomo di superare i limiti valorizzando ciò che c'è di divino nell'uomo stesso, cioè l'intelletto, che è qualcosa di divino, per così dire. Quindi noi siamo esseri mortali che possediamo una funzione, o una parte di noi che appartiene, per così dire, a una sfera che è altra da quella mortale. Quindi l'immortalizzazione è, secondo Aristotele, che qui riprende temi platonici, un motivo, per così dire,
è un motivo che diciamo, viene realizzato attraverso la conoscenza. Ecco, dicevo che questo è un tema platonico. Nel Timeo, Platone invita ad valorizzare la componente divina che è in noi, cioè la ragione, che viene addirittura equiparata a un demone di cui l'uomo è in possesso, e la valorizzazione di questa parte, cioè la capacità di pensare e di agire, per così dire, kata tologistikon, consente all'uomo di pervenire ad una condizione di atanasia, cioè di partecipare all'immortalità, naturalmente per quanto all'uomo è possibile. Quindi credo di dover veramente condividere ciò che Mauro Bonazzi afferma alla pagina 107 del suo libro. Dice infatti Bonazzi che pur differenti e inferiori agli dèi, gli uomini in almeno una cosa possono essere come gli dèi, come loro possiedono l'intelligenza, cioè il nous, come loro possono conoscere. Ecco, questo mi sembra il punto archimedeo del libro di Bonazzi. Ecco, vorrei concludere questa rapida presentazione sollecitando l'autore di questo libro davvero molto bello a sciogliere un dubbio, per così dire, che mi ha accompagnato nella lettura di questo libro. In che misura, mi chiedo, gli uomini sono in grado di accedere veramente a una condizione di piena conoscenza? Perché da una parte Bonazzi dice che noi siamo desiderio di conoscenza, però è un desiderio che non può mai essere pienamente soddisfatto. Dall'altra, come ho detto nel testo al quale, nella citazione al quale ho fatto ora riferimento, Bonazzi sembra invece riconoscere all'uomo, nella riflessione naturalmente di Platone e di Aristotele, la capacità di accedere autenticamente ad una condizione, per così dire, di piena conoscenza e dunque in qualche misura a una condizione divina. Buongiorno a tutti, e un grazie speciale all'Istituto degli Studi Filosofici per aver ospitato questa discussione sul mio libro da poco pubblicato, Creatori di un Sol Giorno, e ai colleghi, amici Franco Ferrari e Francesco Fronterotta per le interessanti osservazioni che hanno sviluppato a partire da quel contributo. Visto appunto che i due colleghi e amici hanno già ampiamente sviluppato e presentato i temi di fondo del libro, mi limiterò a un sommario riassunto di quello che, diciamo, di quali erano gli obiettivi che mi proponevo mentre scrivevo questo libro, per poi invece rispondere a alcune delle osservazioni che mi sono state mosse e che mi sembrano non solo pertinenti, ma estremamente interessanti. Allora, come già stato osservato, l'obiettivo del libro era quello di ricostruire la riflessione che i greci hanno sviluppato sul senso dell'esistenza umana. E mi sembra che sia un tema che valesse la pena di ripercorrere, appunto per la sua originalità, un'originalità anche che è diventata poi anche purtroppo tragicamente attuale in vista degli ultimi eventi che hanno cambiato così radicalmente le nostre giornate. Il libro era uscito a gennaio in un mondo completamente diverso e poi ha acquistato appunto una sua tragica attualità in attesa, che però mostra appunto l'interesse in ultima istanza della riflessione dei greci e del pensiero dei greci. Sostanzialmente il tema, come appunto osservava anche Franco Ferrari, il tema di fondo del libro non è tanto quello che appare in superficie, che è la morte, bensì il senso dell'esistenza umana, cioè quello che hanno fatto i greci è stato quello di sviluppare una riflessione luminosa sul senso dell'esistenza umana a partire dal fatto della morte. Appunto, la morte è un fatto. Non è qualcosa che possiamo evitare, questo non è un problema per i greci è evidente, così come va per noi, peraltro, che la morte è un fatto da cui non si può scampare. Però quello che rende interessante la riflessione dei greci è quello che la morte significa per noi, perché per i greci appunto la concezione della morte, il fatto della morte sembra essere qualcosa che getta una luce scura sulle nostre esistenze, il fatto che le nostre esistenze siano in qualche modo condannate a cadere nel nulla.
no? Il fatto che a un certo momento smetteremo di esserci, sembra qualche, come dire, la dimostrazione del fatto che l'esistenza degli uomini non ha valore. I greci vivono in un mondo, hanno una concezione del mondo diversa dal nostro, vivono in un mondo in cui tutto è immortale, tutto è eterno, l'universo è eterno, eterno è l'universo e la natura nel suo eterno riprodursi dei cicli, l'eterno riprodursi appunto dell'estate, della primavera, dell'inverno o del giorno e della notte, oppure degli animali che continuamente si rinnovano, quindi tutto è eterno intorno a noi, è come dire un mondo che procede circolarmente, mentre noi, la nostra esistenza, procede, come dire, su una linea retta che è destinata a finire nel nulla. E questo sembra appunto togliere valore all'esistenza degli esseri umani. In fondo il famoso pessimismo greco di cui tanti hanno parlato, penso ad esempio alle famose considerazioni di Friedrich Nietzsche nella Nascita della Tragedia. Ecco, però in realtà quello che volevo mostrare nel libro è che questo pessimismo non è in fondo l'idea più importante che hanno sviluppato i greci, perché i greci partono da questa amara e disincantata considerazione, il fatto che le nostre esistenze sembrano destinate a finire nel nulla e questo sembra provare che non hanno molto valore rispetto a questa bellezza travolgente che ci circonda in questi cicli della natura che si ripetono eternamente. Allora, i greci partono da questa disincantata constatazione, però in qualche modo reagiscono, perché appunto cercano di mostrare, di riflettere, di mostrare che non è vero, che anche l'esistenza umana può avere un valore, deve avere un valore, e quindi cercano di aiutarci a capire come fare a vivere una vita che in qualche modo possa essere meritata, degna di essere vissuta, in qualche modo felice, una vita che quando poi avrò vissuta potrò dire, beh, alla fine in qualche modo ho vissuto una vita degna di essere vissuta, non mi sono lasciato vivere come invece si poteva pensare. E a questo proposito, come è stato già spiegato benissimo dai miei presentatori, hanno sviluppato sostanzialmente due linee, c'è la linea attiva della vita politica, dell'impegno politico, del costruire qualcosa, del lasciare traccia di sé in quello che si è fatti, quello che si è fatto, scusate, e quindi dimostrare che non è vero che non valiamo niente, perché abbiamo fatto qualcosa che merita di essere ricordato, che è ancora lì, e può essere l'azione eroica di Achille, dell'eroe omerico, perché questo è un modello tipicamente omerico, no? L'eroe che mostrando il suo valore conquista la gloria e lascia appunto traccia in questa gloria immortale che lascia dietro di sé, lascia traccia del fatto che non è vero che lui era, come dice in un famoso passo, un eroe omerico, che lui era come una foglia, no? Che c'è e non c'è, che nasce e poi cade, ma nessuno interessa, non è vero. Con le sue azioni, con le sue imprese ha lasciato traccia di sé, ha dimostrato che la sua esistenza aveva un valore. E la stessa cosa si può dire anche appunto di una politica come quella dell'Atene democratica, in cui l'idea è quella in cui, costruendo insieme un mondo in comune, dimostreremo che non è vero che gli uomini sono come le foglie, sono nulla, valgono qualche cosa. Questa è la prima linea. La seconda linea è quella di Platone e Aristotele, la linea dei filosofi, che cercano di risolvere il problema, il mistero dell'esistenza umana in un altro modo, non tanto ricorrendo all'azione, quanto piuttosto concentrandosi sulla nostra proprietà, qualità più importante secondo loro, che è appunto il fatto di conoscere. Noi siamo animali razionali, secondo la celebre definizione di Aristotele, ed è conoscendo, comprendendo, che possiamo finalmente capire qual è il senso della nostra esistenza, qual è il nostro posto in questo immenso universo che ci circonda. È uno sguardo, la filosofia in qualche modo è uno sguardo che ci insegna a vedere, e che ci insegna a vedere che le cose non stanno come ci sembrano in primo momento, perché appunto pensiamo di vivere in questo mondo indifferente, ostile alle nostre vicende, ma in questo mondo indifferente, perfetto, eterno, bellissimo, in cui non c'è posto per noi, e quindi da qui l'esigenza di combattere e agire, il modello omerico pericleo, ma in realtà il filosofo quando impara a osservare la realtà, si rende conto che la realtà non è questa natura indifferente che si trasforma continuamente. La realtà è anche un ordine e un'armonia bellissima, di cui noi facciamo parte, in cui tutte le parti contribuiscono. E quindi anche per noi, anche per la singola esistenza di ciascuno di noi, c'è un posto nella misura in cui contribuisce alla bellezza dell'insieme. E quindi anche in questo modo, in un modo diverso, comprendendo il senso delle cose, ci rendiamo conto che non è vero che la nostra esistenza non ha valore e quindi che la morte non è un problema. Ora, queste sono le due linee.
E come osservavano giustamente i miei due commentatori, non è che sono due linee che io ho potuto ricavare, qua mi piace riconoscere il debito intellettuale con un grande studioso della generazione trascorsa, Mario Vegetti, perché effettivamente quest'idea che in ultima istanza queste sono le due possibilità e che bisogna scegliere tra queste due possibilità, è un'idea che Mario Vegetti aveva sviluppato un articolo bellissimo, appunto ritrovandola nel discorso di Diotima nel simposio, perché Diotima, no, con i piccoli misteri, i grandi misteri, dice questo è il senso dell'esistenza umana e queste sono le due possibilità. Naturalmente Diotima, cioè Platone, sostanzialmente ritiene che sia la via filosofica quella corretta, quella giusta, e non la via politica, quella di Omero. No, la solita opposizione Omero, Platone, tutte e due non è possibile. Vegetti poi sviluppava questa intuizione ricollegando questi passi famosi del simposio, in cui si dice appunto l'unico problema è poi quello di trovare un senso alla morte e quindi trovare una risposta per la morte, mostrando che non è vero che noi moriamo, in questo senso, nel senso che comprendendo possiamo superare, o agendo possiamo superare il problema della morte, dando valore alla nostra esistenza, facendo in modo che resti qualche cosa. Ma i Vegetti poi appunto aveva avuto anche la brillante intuizione di dire, ed è questo passo del simposio, di questa sezione del discorso di Diotima nel simposio, che permette di comprendere uno dei passi più enigmatici in assoluto della filosofia antica, che è quella frase aristotelica di Aristotele nell'Etica Nicomachea, nel decimo libro già citata in precedenza, in cui si dice che bisogna smettere di pensare come degli umani e vivere da umani. L'allusione alla morale tradizionale del conosci te stesso, impara la tua fragilità e accettala. No, è esattamente il contrario, dice Aristotele. È il momento finalmente di capire che noi siamo dei e possiamo vivere come dei. E lo possiamo fare appunto nel momento in cui ci dedichiamo alla filosofia e finalmente conosciamo. Perché in quel momento, conoscendo, comprendendo, saremo esattamente come un Dio. Perché Dio che cos'è? È questa capacità di comprendere tutto, di capire il senso e la bellezza di tutto. Ed è qualcosa che noi possiamo fare. Questo più o meno era l'obiettivo del libro, cioè ripercorrere queste due posizioni e anche i limiti, che in parte sono stati anche messi con grande chiarezza in luce già nelle due precedenti esposizioni. Allora, sintetizzando, come giustamente stiamo parlando di filosofia, è sulla seconda via che si è concentrata l'attenzione, perché appunto è quella più stimolante, non tanto la via omerica, che pure è molto affascinante e interessante, quanto la soluzione dei filosofi, no, questa pretesa, questa idea che conoscendo io posso veramente dare un senso alla mia esistenza, questo che si spiega, che è un tentativo poi di spiegare appunto la filosofia, questo desiderio di conoscenza, perché dentro di noi c'è un desiderio così forte di conoscere, perché vogliamo conoscere, evidentemente perché ci rendiamo conto, per quanto inconsciamente, che è proprio conoscendo che potremo finalmente dare un senso alla nostra esistenza. E, diciamo, c'erano una serie di problemi molto interessanti che venivano posti. Il primo, diciamo, uno di carattere storico, che era l'importanza dei presocratici, perché effettivamente, come mi faceva osservare Francesco Fronterotta, molti dei temi di cui ho parlato si potevano trovare anche già anticipati, non tanto in Platone e Aristotele, che sono i due autori su cui mi sono concentrato, quanto già in alcuni presocratici, ad esempio Eraclito, in cui troviamo delle bellissimi frammenti dedicati al tema dell'onore, della gloria, e per capire perché la gloria è così importante, e addirittura in Parmenide, che appunto con quella terza via tra l'essere e non essere, cioè sembra poter costruire, cercare di ritagliare uno spazio anche alla sfera dell'umano, come ha detto molto bene Fronterotta. Mi trovo perfettamente d'accordo, diciamo, la risposta è molto semplice, perché non ho parlato anche dei presocratici? Perché già c'erano tanti autori, già i problemi erano complicati e ho pensato che fosse utile selezionare, concentrarsi e scavare in profondità alcuni autori piuttosto che cercare di presentare tutti gli autori, perché di fatto la filosofia è una riflessione su questo, no? Sul senso dell'esistenza umana e sul problema della morte. E quindi ecco perché non l'ho fatto, diciamo, ma sicuramente concordo sul fatto che già nei presocratici si possono trovare alcuni spunti. Diciamo che nel caso specifico poi sono rimasto particolarmente affascinato dalle osservazioni di Fronterotta su Parmenide, che cerca lo spazio per l'umano, perché, che in parte è vero, no? La terza via, sempre che esista, perché poi questo è un problema interpretativo, diciamo, di cui si discute sempre, per chi si occupa dei presocratici è un problema noto, è sempre che esista, però a me Parmenide secondo me pare
il fondatore della via filosofica, perché poi l'obiettivo è quello di diventare essere, quindi non tanto di vivere in questo mondo tra l'essere e il non essere, bensì appunto di diventare, di capire che se noi usiamo la nostra intelligenza correttamente possiamo finalmente capire tutto, possiamo andare al di là del divenire, della morte e scoprire la nostra immortalità. Quindi in Parmenide io trovo una prima idea, espressa in un modo molto intenso, però enigmatico, di quello che poi Platone e Aristotele svilupperanno molto più diffusamente. Cioè l'idea che se tu ragioni correttamente, potrai arrivare a comprendere le cose come stanno, e quando comprenderai le cose come stanno, comprendendo quell'ordine mirabile della realtà, a quel punto capirai anche il senso della tua esistenza, che sei e non divieni, ed è una prima risposta al problema dell'immortalità. Da cui nasce il secondo problema, la sfida più impegnativa, perché poi i miei, appunto, Francesco Fronterotto e Franco Ferrari sollevano due problemi estremamente interessanti filosoficamente. Il primo è, vista l'importanza della conoscenza, perché la conoscenza veramente salva a questo punto, nel momento in cui conosci, e questa è la missione della filosofia, poi veramente troverai il senso della tua esistenza, è, ma poi siamo in grado di conoscere o no? E questo è un problema estremamente delicato, come sa chiunque si occupi di filosofia antica, soprattutto nel caso di Platone, no? Ma poi fino a che punto possiamo raggiungere questa conoscenza divina che ci renderebbe divini, perfetti e in qualche modo immortali? Ah, un problema che ad esempio nel libro lo trattavo, perché nel libro cercavo anche di sviluppare, di seguire questi percorsi al di là dell'antichità, esattamente il problema di Dante, dell'Ulisse Dantesco. No, l'Ulisse Dantesco rappresenta in modo chiarissimo questo filosofo, colui che appunto non è fatto per vivere come un bruto, ma per seguire la conoscenza. Il viaggio di Ulisse è un viaggio di conoscenza, che però naufraga miseramente, appunto perché Dante, da buon cristiano, ritiene che la ragione umana da sola sia impotente. E i filosofi greci, Platone e Aristotele, se la conoscenza ci salva, affermano che poi veramente possiamo conoscere, è un problema su cui si discute da sempre. Fino a che punto Platone e Aristotele ritengano che si possa arrivare a conseguire questa conoscenza perfetta del mondo ideale, del mondo intellegibile, nel caso soprattutto di Platone, su cui onestamente è difficile prendere una posizione. Posso dire che secondo me nel passo di Aristotele, che in fondo è proprio il punto di partenza della mia ricerca e del mio libro, no? Questa cosa, smettiamo di pensare come uomini, ma iniziamo a pensare come dei, perché siamo in qualche modo dei, in quel momento lì, Aristotele sta in qualche modo prendendo in considerazione come veramente possibile l'idea che possiamo raggiungere quel grado di conoscenza. Lo fa adottando un modello antropologico veramente radicale, che soltanto poi nell'antichità, per quanto mi risulta, Plotino adotterà coerentemente. Cioè noi siamo in realtà, non siamo, dice Aristotele poche righe dopo, in una frase veramente sorprendente, che non riprenderà poi più nei suoi testi, noi siamo veramente la nostra intelligenza, non tanto questo composto di anima e corpo, è la nostra intelligenza nel momento in cui conosce, veramente conosce come Dio conosce. Quando cogli la verità, la cogli come la coglie Dio, come lo coglierebbe un Dio. E quindi in quel momento, quando tu comprendi esattamente come un Dio. E per questo, in qualche modo, sei immortale, no? Il famoso Thanatizein, dobbiamo diventare immortali, dobbiamo riscoprire la nostra immortalità, che è una frase veramente sorprendente. Nel caso di Platone è più complicato, mi sembra di poter dire, appunto, come dice Diotima, no, no, non so se riuscirete a seguirmi fino a questo punto, quindi sembra lasciare lì la possibilità, no? Quando dice adesso ci addentriamo nei grandi misteri, ma non so se mi potrete seguire, non tanto Socrate quanto il lettore, sembra che Platone stia dicendo, stai attento, e quindi in qualche modo direi che rimane più, come dire, un'attenzione permanente quella della filosofia di Platone, che in qualche modo, come dire, si nutre di questa continua conoscenza, che però continua anche potenzialmente, che è sempre però potenzialmente aumentabile. È un po' l'idea che forse si trova nel dialogo, in un altro dialogo che stava alla base di molte riflessioni, che era il Fedro, no? In cui appunto si racconta di questo viaggio trionfale dell'anima finalmente libera nella conoscenza, è un viaggio che continuamente si nutre, perché questo è un punto importante, la conoscenza in Aristotele e in Platone non è mai una conoscenza che a un certo punto raggiunge l'obiettivo e quindi si ferma.
Il pensiero è vita, dice Aristotele, quindi è una conoscenza che continuamente si rinnova e quindi è un percorso che continuamente procede e quindi in qualche modo è una ricerca che non ha mai fine, potremmo dire, anche se mi rendo conto che come dire, sono molte le obiezioni che potrebbero essere mosse a questo mio tentativo di spiegazione. E spero che magari non mancheranno altre occasioni per continuare questa discussione concentrandoci più su questo problema. C'è un altro punto estremamente interessante su questa immortalità del filosofo, no? Su questa capacità in cui nel momento in cui conosciamo raggiungiamo una sorta di immortalità che è quella del Dio, perché poi il Dio appunto aristotelicamente è un pensiero che pensa a se stesso, pensando a se stesso evidentemente deve pensare anche alla realtà. Ed è il problema che questa immortalità, diversamente dall'immortalità a cui siamo abituati a pensare noi, che è quella cristiana, che è sempre individuale, da un certo punto di vista è impersonale. E anche questa è una tesi interessante, perché? Perché in qualche modo l'immortalità è, come dire, quando noi pensiamo alla verità, è una tesi che poi verrà sviluppata ad esempio nel pensiero medievale con l'idea dell'intelletto comune, quando noi pensiamo alla verità, quando noi siamo nella verità, a quel punto in quello non c'è più distinzione. Nel momento in cui noi comprendiamo la verità, se ci riusciamo, ciascuno di noi in quel momento, il momento in cui finalmente il suo pensiero diventa uno con la verità, ecco che in quel momento si perde, la priorità non è più la mia individuale personale sopravvivenza, ma è appunto questo desiderio di conoscere e di comprendere. E quindi la dimensione personale, individuale, nel momento in cui io divento parte del tutto, diventa anche un problema non più prioritario, come invece poteva essere il modello omerico, in cui Achille è quello che dice io voglio rimanere, io voglio lasciare tracce di me. Invece il filosofo è qualcuno che vuole diventare verità, vuole diventare Dio, e in quel momento è anche disposto a rinunciare a parte della sua individualità, perché la sua individualità è anche questo ammasso di passioni, desideri, necessità corporee, progetti di vita che non fanno più parte, non sono più importanti in quel momento. Ed ecco che forse questo è il problema principale che la filosofia ci lascia in eredità. Da un lato questo desiderio grandissimo di conoscenza, di immortalità, e dall'altro questa domanda inquietante che sorge alla fine: ma veramente vogliamo diventare dei come Platone, Epicuro, Plotino, Aristotele, Spinoza ci invitano a fare, o è meglio accettare la nostra mortalità e rimanere esseri umani? È una domanda a cui fortunatamente non devo rispondere io, ma invece vi voglio semplicemente rinnovare i ringraziamenti e sperare di poter continuare questa discussione.